Ciao a tutti ragazzi, oggi ho intenzione di montare un lavello nel mio laboratorio. È un lavello lavamani, siccome non ho trovato le dimensioni di lavello che volevo io, ci siamo inventati con mia moglie di utilizzare un'insalatiera, una ciotola in acciaio ed un top dell'IKEA. Ora vi faccio vedere come con questi due pezzi su quell'angolo di laggiù riuscirò a creare appunto l'angolo per un lavamani. Mi metto all'opera subito, farò probabilmente il video in time lapse oppure accelerato, vedremo, perché riprendere tutti i tagli significherebbe fare un video che dura ore ed ore. Non vuole essere un tutorial, vuole essere semplicemente un video condiviso con voi che seguite il mio canale e basta. Quindi inizio, mi metto all'opera perché ho voglia di vedere subito il risultato finale di come verrà. Metto un po' di WD-40 e inizio il foro con la tazza PowerFix. Già di questo ho fatto anche una recensione. Ok, non è proprio riuscito perfettamente, però l'ha fatto. Adesso praticherò con le tazze della PowerFix il foro per farci entrare lo scarico del nostro lavandino insalatiera ciotola. Il foro lo praticherò in questo angolo. Questo è l'avvitatore della Parkside, il modello Performance. Ci ha messo un attimo a fare questo foro. Perfetto. Adesso farò il foro per il lavandino su questo angolo. Quindi adesso posizionerò il tutto. Questo è il risultato praticamente quasi finale, quindi come risulterà una volta finito il montaggio. Ovviamente poi sarà tutto messo a squadra, tutto a livello, non ho dover riporre il materiale fra un'operazione e l'altra, però questo è come risulterà una volta finito. Lavamani, il lavabo e il rubinetto col miscelatore. Mettiamo in funzione. Perfetto. Per adesso c'è il motorino dell'acqua che non è stato acceso, quindi l'acqua esce quasi per caduta. Questo è orientabile. Nel mio caso specifico, dato che questo qua si può ruotare, bisogna fare attenzione che non vada oltre la vaschetta. Nel caso in cui invece sia fisso non c'è problema.
l'impianto di scarico e carico dell'acqua qua giù, ora tutto provvisorio, tutto ancora da pulire, però funziona perfettamente. Ciao ragazzi, i lavori sono conclusi, finalmente il mio lavamani funziona a meraviglia. Certo, è un lavamani improvvisato, non è un lavamani bello da vedere possibilmente, anche se io ne sono soddisfatto. E se voi avete intenzione di realizzare un lavamani nel vostro laboratorio, nel vostro garage, dove volete voi, con poca spesa, quindi 5-6 euro di lavabo, 20-25 euro di miscelatore e un ripiano, io ho utilizzato uno scarto di un top Ikea, ho utilizzato per un'altra parte, la struttura che fa da supporto al top, quindi poi al lavabo eccetera, solo due tavole di legno, ci saranno altri 10 euro circa, con forse 50 euro riuscite a crearvi il vostro lavamani, che secondo me è carino da vedere, ottimo, funziona perfettamente, come avete visto sia lo scarico dell'acqua come velocità che tutto, quindi che dire. Vi ringrazio di aver visto pure questo video, vi do appuntamento per le prossime recensioni, i prossimi tutorial e tutto ciò che mi viene in mente che ho voglia di condividere con voi. Quindi io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo e basta, che dirvi. Ok papà, però abbiamo capito, ce ne dobbiamo andare. Va bene, scusatemi, effettivamente è tardi, dobbiamo andare a pranzare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Oh, lasciate un like e spalleggiate. Spalleggiate? Spolliciate. Ah, spolliciate. Ciao ragazzi.